Se martedì mattina l'apertura dei principali quotidiani di questo paese fosse Lombardia, due punti, adesso si cambia, cambierebbero tante cose in questa parte d'Italia, in questo pezzo d'Europa, cambierebbero molte cose anche nel paese. Battiamoci, Pier, e non guardare i sondaggi. Se io li avessi guardati non mi sarei nemmeno candidato 3 anni fa. E poi avete visto com'è andata a finire. Allora dico, andiamo a batterci in Lombardia. La vera differenza tra destra e sinistra. Noi siamo quelli per i quali il diritto all'istruzione e alla salute deve essere garantito in via prioritaria dallo Stato e dal pubblico, perché vogliamo che un povero abbia lo stesso diritto di istruirsi e di curarsi di un ricco. Vai Pier, che ce la farai! Noi siamo la sinistra, e la sinistra è una cosa nella storia dell'Occidente, del mondo. La sinistra è trasformazione della vita individuale e collettiva delle persone. Loro hanno già dimostrato di non essere all'altezza non solo di cambiare, ma anche solo di proteggere tutti voi, ciascuno di voi. E noi dobbiamo fare finire l'incubo di questi oltre 20 anni di governo delle destre, liberare la Lombardia e riuscire a liberare il potenziale soprattutto delle giovani generazioni schiacciate, a cui dobbiamo ridare una speranza e un futuro migliore di questa regione, perché la merita questa speranza. Noi lo dobbiamo dire con forza chi siamo. Siamo quelli che faranno le barricate contro ogni tentativo di privatizzare o fare altri tagli alla sanità pubblica, universalistica, che non guarda il portafoglio a nessuno per decidere come si deve curare. Perché questi sono quelli della flat tax che illude tante persone che abbassando le tasse a tutti e quindi anche ai ricchi non si fa venire meno i servizi per i poveri. Invece noi vorremmo che chi si vuole curare lo possa fare, e non soltanto chi quando ha bisogno di cure può affittarsi anche in questa città un intero piano di un ospedale. Visto che ognuno si sceglie i propri compagni di strada, a me fa sempre molto piacere ricordare che io, Gerardo Colombo, Fontana a Gallera, Romano La Russa, e ho detto tutto, e ho detto tutto. Quindi, democratici e democratici, diamoci dentro con passione.